Dopo 5 anni di battaglie per avere marciapiedi accessibili e decorosi, i residenti di Via Fratelli Bandiera, strada che dal quartiere Pantano sfocia al cavalcaferrovia, sembravano vedere la luce in fondo al tunnel. Nel 2020 partì infatti una raccolta firme rimasta a lungo inascoltata fino a fine 2023, quando, dopo le sollecitazioni del consigliere comunale Daniele Malandrino, lo stesso consiglio comunale deliberò lo scorso aprile su Via Fratelli Bandiera parte del 1.400.000 euro messi a bilancio per le manutenzioni stradali. In questo mese di maggio il cantiere sta costruendo parte dei marciapiedi che per i residenti hanno però il beffardo sapore di un lavoro fatto a metà rispetto a quanto pattuito. Recentemente è arrivato un comunicato stampa nel quale dice che Via Fratelli Bandiera verrà rifatta interamente. Nello specifico, 2 settimane fa, vengono apposti i cartelli a terra dove viene fatto diciamo, un segno nella strada e viene evidenziato il rifacimento del marciapiede solo per poche case. Noi avevamo ben fatto richiesta dicendo che nella piazzetta Gai ci sono i ragazzi disabili del centro AIAS, Associazione Italiana Assistenza Spastica, ed è esattamente la casa Leonardo, dove purtroppo i ragazzi insieme ai loro accompagnatori per andare al parco Miralfiore devono percorrere per forza la strada, quindi porsi in mezzo alla strada, perché non è agevole e non è agibile il marciapiede. Quindi ritengo che questa cosa sia veramente spiacevole, non solo per le nostre famiglie, ma soprattutto per loro. E tra l'altro le persone che ci stanno lavorando attualmente hanno detto che i lavori termineranno lì perché il comune non ha più fondi.